Bentornati a Football Benchmark e benvenuto ad Antonio Di Cianni di KPMG. Antonio, benvenuto a Football Benchmark. Oggi con te veniamo nel mio campo fondamentalmente, no? Perché continuiamo a parlare della valutazione dei giocatori con un focus specifico sui giocatori in scadenza, su quello che accade, al valore del cartellino, e cercheremo di capire insomma l'impatto del valore dei giocatori sulle rose in generale. Partiamo da un dato che già conosciamo, Antonio, di cui abbiamo già parlato nelle puntate precedenti di Football Benchmark, ovvero l'evoluzione del valore aggregato dei 500 giocatori più cari d'Europa rispetto al periodo che abbiamo vissuto e che stiamo attraversando. Giusto per fare un rapido riassunto, da febbraio 2020, ovvero prima della pandemia, c'era un valore complessivo di 20 miliardi 714 milioni, si è arrivati a un valore dopo un anno di circa 18 miliardi e mezzo. Chiaramente all'interno di questo c'è evidentemente l'effetto Covid, no? Perché a marzo dello scorso anno è stata una grande svalutazione. Poi piano piano c'è stata una ripresa. Sì, Luca, innanzitutto buonasera a te e ai nostri telespettatori. E così come dici tu, questa, abbiamo già trasmesso questa informazione in una trasmissione di qualche settimana fa, però ci aiuta a mettere un po' il discorso di oggi in prospettiva. Quindi sì, come dicevi tu, 20 miliardi e 700 milioni di valore aggregato dei 500 calciatori con il valore di mercato più alto un anno fa. Poi la pandemia che ha causato una diminuzione praticamente del 20% in due mesi, poi piano piano la risalita fino a praticamente stabilizzarsi il valore negli ultimi 2-3 aggiornamenti che abbiamo fatto del nostro algoritmo. Quindi in 12 mesi una diminuzione dell'11%. Ovviamente la pandemia è il motivo principale per questa diminuzione, tuttavia, come spiegheremo oggi in questa puntata, ci sono altri fattori che influiscono sul valore di mercato di un calciatore, soprattutto la scadenza del contratto. La scadenza del contratto, visto che quest'anno ci sono tanti giocatori che si avvicinano alla scadenza del contratto e che ancora hanno deciso di non rinnovare, probabilmente ha anche un peso, come dicevi tu, importante, non solo per le scadenze 2021, ovvero quelle di quest'anno, poi vedremo anche quelli di scadenza prossimo anno. Sono tantissimi nomi. Notizia recentissima: Agüero, che ha deciso di lasciare il Manchester City, ha un calo del valore del proprio cartellino di 18 milioni di euro, vale il 76%, qui probabilmente influisce anche il fattore età. C'è Messi, che ha la cifra più alta rispetto alla svalutazione del proprio cartellino, siamo ormai a pochissimi mesi dalla scadenza naturale. Questo quanto può incidere nel valore complessivo, visto che parliamo di tanti giocatori importanti? Questi sono i primi per valore, diciamo così. Esatto, questi sono i cosiddetti top player in scadenza al giugno 21. E come vediamo, ecco, abbiamo visto poc'anzi come i top 500 siano diminuiti di circa l'11% in un anno, mentre invece questi calciatori hanno sofferto una diminuzione molto più alta. Quindi ok la pandemia, ma poi anche l'avvicinarsi della scadenza del contratto. Quindi ecco, Agüero, ora faccio io una domanda a te: dove andrà Agüero, visto che ha annunciato che lascerà il Manchester City? C'è qualche speranza per le italiane? Parliamo di un attaccante che ha sempre fatto tanti gol, ma che comunque ha 33 anni, quindi come dicevi tu anche il fattore età, altro driver fondamentale della valutazione dei calciatori, influisce sul e poi vediamo anche alcuni giocatori della Serie A come Donnarumma, che aveva un valore di 55 milioni l'anno scorso e adesso, tra pandemia e scadenza praticamente imminente, parliamo di giocatori in scadenza da qui a 3 mesi, ha visto il valore diminuire del 61%, e quindi sono numeri che ti dicono quanto l'avvicinarsi della scadenza del contratto poi influisca appunto sul valore di un calciatore. Peraltro abbiamo fatto anche una formazione con i giocatori a scadenza, no? Per cercare di giocarci, ed è una formazione che probabilmente potrebbe dire la sua anche nelle competizioni internazionali, visto che davanti c'è Di Maria, Messi, Di Paio. Una semifinale di Champions sicuramente. agile. Al di là dei giochi che abbiamo fatto per capire anche quant'è l'entità, no? di questo problema, fra virgolette, delle scadenze di contratto, siamo andati a guardare anche le scadenze 2022, perché prima della pandemia si lavorava sulla scadenza contratto un anno ancora prima che finisse. Anche qui troviamo dei nomi
straordinari, da Pogba a Dembélé, Neymar, Ronaldo, Dybala, Mbappé, cioè sono tutti giocatori molto importanti che ancora non hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Qui, primo dato che mi viene in mente da chiederti, perché tutti si svalutano e soltanto Goretzka invece ha un aumento del 20% quasi? Sì, non è un errore della grafica effettivamente, ma Goretzka, nonostante la pandemia, nonostante un contratto in scadenza al giugno 22, ha visto un aumento anche sensibile del certo. suo valore. Del resto il Bayern Monaco ha vinto tutto ciò che c'era da vincere nella stagione precedente, quindi poi con determinati, in più la sua età non è nemmeno troppo avanzata, quindi quando poi ci sono determinati successi sul campo ovviamente si bilancia il fattore scadenza di contratto, diciamo così. Vediamo anche, come dicevi tu, i vari Pogba, Neymar, il cui valore è anche diminuito a causa dei tanti infortuni sofferti in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, e poi anche la questione Juventus, con due dei giocatori, probabilmente i due giocatori più importanti della Juventus, insieme a De Ligt, mi verrebbe da dire, che sono in scadenza praticamente da qui a 15 mesi. Quindi una diminuzione di valore per Ronaldo del 26%, anche chiaramente, di nuovo torniamo al discorso, ha fatto l'età. Per Dybala invece, se pensiamo quante partite ha giocato quest'anno Dybala, pochissime. Quindi oltre al discorso scadenza di contratto c'è un discorso anche sportivo. Quest'anno Dybala effettivamente sta rendendo pochissimo, anche perché sta giocando pochissimo. Quindi due importanti dossier, diciamo, sul tavolo dei dirigenti della Juventus e decisioni poi da prendere. Certo, a riguardo. Anche perché poi di questi non sappiamo, vista la lista precedente, quanti riusciranno realmente a rinnovare il proprio contratto con la squadra oppure no, e potrebbero diventare altri nomi che si aggiungono ai famosi parametri zero, che una volta erano una rarità, adesso invece stanno diventando sempre di più, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi a Sport 24. Ci siamo divertiti, anzi vi siete divertiti, voi di KPMG, anche a cercare di capire quali sono i giocatori che incidono di più. Noi spesso a Sport 24 lo facciamo in termini sportivi, cioè quelli che grazie ai gol e alle prestazioni incidono più sui punteggi della squadra. Voi lo avete fatto invece sui bilanci. Quali sono i giocatori che hanno un valore talmente importante da costituire una bella fetta del patrimonio della società? L'eccezione in questo caso è nell'Inter, che ha una rosa molto importante da un punto di vista di qualità, ma c'è Lukaku che rappresenta il 17% del valore della rosa dei nerazzurri. Cioè, mi verrebbe da dire, è più facile che ci sia un giocatore forte in una squadra piccolina piuttosto che uno così importante in una squadra comunque che sta vincendo il campionato, ecco. Come ragionamento generale ci sta, hai ragione tu, infatti le altre tre sono squadre, diciamo, anzi le altre due, perché anche la Lazio è di alta classifica, sono squadre di medio-bassa classifica, però effettivamente poi ci sono le eccezioni, appunto. Quindi la percentuale della grafica in sovraimpressione mostra l'incidenza, appunto, percentuale del valore del giocatore di valore più alto sul valore della rosa della squadra in questione. Quindi Lukaku con i 605 milioni, giocatore di valore più alto di tutta la Serie A, incide per il 17% sul valore della rosa dell'Inter in assoluto. Al primo posto per squadre, diciamo, più dipendenti dal loro top player c'è l'Udinese, con Rodrigo De Paul, che praticamente rappresenta un quinto del valore dell'intera rosa. Poi il Gallo Belotti, anche lì fondamentale per la corsa alla salvezza del Torino. Quindi Milinkovic-Savic, top player della Lazio di Lotito, e Lukaku. Dall'altro lato che dipendono di meno da un singolo, certo. E vediamo quindi squadre anche qui un po', diciamo, più piccole, quindi 10% di Pobega, che tra l'altro è in prestito dal Milan per lo Spezia, vediamo Zaccagni, vediamo Zapata, una squadra comunque come l'Atalanta con tanti buoni giocatori, un 10% di Zapata, soprattutto perché anche tutti gli altri giocatori hanno aumentato il valore, di conseguenza non c'è nessuno, diciamo, che incide eccessivamente sul valore del aggregato. Possiamo dire della... con estrema sintesi che le due squadre nerazzurre rappresentano l'eccezione dei due gruppi. Da una parte, vero, l'Inter, che dipende molto, almeno a livello non soltanto sportivo ma anche a livello economico, da un giocatore, dall'altra invece l'Atalanta, che ha tutti più o meno sullo stesso livello. Siamo andati anche a vedere, a proposito di prestazioni sportive, quanto costa, fra virgolette, un gol indicativamente. Ah no, questa... prima abbiamo invece la discussione relativa a quanto pesano gli ingaggi sul fatturato della squadra, cioè la mia rosa quanto mi costa rispetto a quello che io riesco a produrre a livello europeo, non soltanto italiano.
Però l'Italia è presente nella parte rossa, ovvero in quella in cui si spende di più o quasi tutto quello che si incassa. Sì, prima abbiamo visto l'incidenza, diciamo, da un punto di vista di valore di mercato di determinati giocatori sulla rosa. Qui invece abbiamo analizzato il valore il costo degli stipendi, il costo del lavoro aggregato sul totale dei ricavi operativi. Ed effettivamente, come dicevi tu, 2 su 4 dei club che spendono di più in rapporto a quanto fatturano sono la Roma e il Milan, addirittura con il 110% i giallorossi e il 99% il Milan. Significa che tutto ciò che è speso, tutto ciò che è incassato è speso in costi del personale. Ovviamente ci sono tanti altri costi, certo, da sopportare, di conseguenza poi il risultato di bilancio è in perdita. Mentre invece tra le quattro più virtuose troviamo il solito, mi verrebbe da dire, Bayern Monaco, ma anche il Manchester United, il Tottenham, che negli anni passati aveva addirittura un indice intorno al 40%, adesso si attesta al 46%, e il Getafe. Importante dire che ovviamente anche questi numeri sono stati influenzati dalla pandemia, certo, quindi i ricavi sono stati fortemente, certo, contratti a causa del coronavirus. Ultima discussione, cioè raccomandazione su questo tipo di grafica qui: è chiaro che Roma e Milan come imperativo hanno quello di abbattere i costi, soprattutto del proprio personale, anche per rientrare nella famosa soglia del 70% indicata dalla UEFA come limite nel rapporto stipendi-ricavi. Andiamo, sì, alle ultime due grafiche, Antonio, perché il tempo stringe, gli argomenti sono interessanti, ma ce ne sono ancora un paio da affrontare in maniera molto veloce. Abbiamo calcolato, relativamente a quanto riguarda gli stipendi delle squadre, il costo al gol dei giocatori più come produttivi o meno produttivi, potremmo definirli così, della Serie, sì, A. Tra quelli che hanno segnato più di 10 gol. Certo, tra quelli che hanno segnato più di 10 gol. Non è una sorpresa vedere Cristiano Ronaldo, chiaramente, che a ogni gol più o meno corrisponde 1.350.000 euro, ma ha uno stipendio faraonico. Le altre forse non sono sorprese, no? Visto che ci sono Simi, Vlahovic, Caputo, cioè giocatori che segnano tanto e non guadagnano quello che guadagna Cristiano, fondamentalmente. Sì. Esatto, e questo è lo stipendio netto diviso per i gol segnati finora in campionato. È chiaro, Timi, che ha segnato 13 gol su 32 del Crotone, è di fatto a 50.000 euro al gol, è costato 50.000 euro al gol, quindi diciamo un affare. Stesso discorso per Vlahovic, che è esploso quest'anno grazie a Prandelli. Via via poi Caputo e Joao Pedro. Dall'altro lato, dicevi tu, di Ronaldo, ovviamente, e anche, diciamo, i top marcatori, i top, come Lukaku, piuttosto che Insigne. Esatto, ovviamente il numero di Ronaldo, il valore di Ronaldo è alle stelle per via dello stipendio faraonico di cui parlavi tu. Tuttavia Ronaldo è capocannoniere, certo, al momento con 23. C'è chi al gol costa di più, però, perché c'è Leo Messi, perché abbiamo anche la classifica internazionale, che costa leggermente di più, quasi 1.500.000 a gol, 1.480. Qui vediamo un po' i top, no? Sopra il milione, sì, sopra il milione vanno soltanto Messi e Ronaldo, che si sono divisi anche in questo caso questa speciale classifica, fondamentalmente. Sì, sì, curiosamente hanno segnato lo stesso numero di gol, esatto, finora, 23, quindi il duello a distanza continua, e il valore di Messi è un po' più alto per via di uno stipendio, chiaramente, di partenza più alto, certo, un po' più alto. Qui su questa grafica io mi concentrerei su Lewandowski, perché, sì, nonostante uno stipendio di 12 milioni di euro netti circa, quindi uno dei più alti anche nel panorama estero, il suo costo al gol è obiettivamente incredibile. Perché quindi, ne fa pochi. Che ne fa pochi, sono 35 finora, quindi circa 340.000 euro al gol, un'efficienza incredibile. Quindi quest'anno direi che poi per la scarpa d'oro non ci sarà storia, ritengo. Antonio, sono costretto a salutarti, avrei continuato a parlare di questi numeri ancora per altri 15 minuti, ma il tempo a disposizione è scaduto. Grazie mille, allora, Antonio. Grazie, Di Gianni, Luca, di KPMG. Appuntamento con Football Benchmark torna la prossima settimana.